Oggi mi sento colpevole di felicità. È possibile? Guarda quello come si emoziona. Che tenero. Oggi vi voglio parlare di due emozioni che agiscono su di noi e sui nostri ormoni positivi, ma che negli altri a volte suscitano reazioni contrastanti. La prima, sentirsi colpevoli di felicità. Avete mai provato quel senso di colpa quando siete felici? Cosa succede nelle vostre teste in quei momenti? La consapevolezza che altre persone possano essere infelici spesso ci disturba. Ma ricordate, la felicità è come l'amore, è limitata. Essere felici non toglie nulla agli altri, anzi, condividiamola alla faccia di chi se la tiene tutta per sé. E poi c'è la commozione, quell'emozione che si prova di fronte a qualcosa di toccante e fragile, tipo un bimbo, un gesto gentile, un gesto d'amore. Troppo tenero. Si dice spesso la commozione è più facile per le donne, mentre gli uomini tendono a sminuirla. Che peccato per loro. L'importante è accogliere la commozione e trasmetterla senza timore. Io sono Gianvito, l'artigiano di emozioni, consulente per evoluzione emotiva, life e parental coach. Questo è il mio canale, quindi se vi piace dateci un segui e mettete anche un mi piace al video. Notizia importante, il mio libro, vi raccomando, La rinascita ribelle è online su Amazon, sia in versione Kindle che cartaceo, è una storia catartica che vi emozionerà, ne sono certo. News per luglio, abbiamo ancora 3 posti disponibili per il mio percorso di coaching, protagonista della tua vita. Commentate per una call gratuita e venite a scoprire di più in che cosa consiste un percorso di cambiamento reale nella vostra vita.